Bentornati a tutti gli amici di China Deals Channel e lo so che vi siamo mancati, infatti oggi siamo qui con un nuovo pacchettino proveniente da GearBest. Ringraziamo GearBest per la spedizione velocissima con DHL. Chissà che cosa ci avranno mandato questa volta, sono curiosissimo e non sto più nella pelle. Subito dopo la sigla per l'unboxing. Eccoci, apriamo il nostro pacco e vediamo che cosa ci ha mandato stavolta GearBest. Siamo come al solito impazienti di spacchettare, perché a noi piace tanto spacchettare e ormai è diventata una, come sapete bene, una malattia e non riusciamo più a saltarci fuori. Spedizione velocissima in 2 giorni lavorativi, scatola molto ben sigillata e imballata, e infatti mi servirà qualcosa per andarlo ad aprire. Come al solito non ce l'ho qui, arrivo subito. Eccole qui, la curiosità e la carogna salgono perché qui non abbiamo nessuna scritta e sinceramente non mi ricordo e non ho idea di cosa possa essere questo pacchettino. Speriamo che sia qualcosa di gustoso. Ma cosa c'è dentro? Bah, speriamo che non ci sia un mattone. L'imballo è esageratamente grosso e voluminoso. Togliamo la carta e facciamo uscire il contenuto. È una scatolina quadrata. Oh mamma, che sorpresa! Se è quello che mi aspetto, ci sarà da divertirsi. Amazfit. Chissà che cos'è. Andiamo a vedere la scritta. Amazfit Watch 2. Questo è, signori miei, l'Amazfit Pace, detto anche Pace 2, il successore del nostro amico qui, meraviglioso, che abbiamo qui. Vediamo e li confrontiamo. Apriamolo e vediamo com'è fatto. È da un po' che ci sbavo sopra, dico la verità, quindi ringrazio molto GearBest per averlo mandato in prova. Vi ricordo che si può trovare attualmente a un prezzo molto vantaggioso proprio su GearBest, attorno ai 130 euro, con codice sconto che poi andremo a postare in descrizione sotto al video. Ce la faremo prima o poi, la diretta non ci fermerà. Ecco qua il nostro oggetto. Dire che è meraviglioso è dir poco. È un po' più grosso della versione più vecchia, se così vogliamo chiamarla. Qui si sfila direttamente dalla scatola in questo modo, mentre nella confezione vecchia avevamo tutto un sistema di configurazione della confezione stessa che dovevamo andare a liberare il nostro cinturino. Qui abbiamo il nostro, la nostra basetta di ricarica, che è già collegata al filo, mentre nella versione precedente avevamo la basetta che aveva un ingresso micro USB e il filo indipendente che si andava ad attaccare alla basetta stessa. Qui è un tutt'uno, forse per evitare di perdere il filo, ma o forse per consentire una comunicazione migliore con l'orologio, perché in fase di modding molti sapranno, anche meglio di me, i cosiddetti professionisti, che nelle installazioni delle custom ROM ci sono stati alcuni problemi col modello vecchio nella comunicazione tra il device e il PC. Poi vedremo meglio nel dettaglio quando andremo a installare la ROM per il nostro amico qui. Che dire, guardiamo com'è fatto.
Parte super, super emozionante e dico wow. Andiamo a vedere com'è fatto il vetro, che è molto simile a quello vecchio. Io dico vecchio, ma è ancora un oggetto che va tantissimo e che stiamo, che ci stanno chiedendo tantissimi nostri followers, perché è veramente bello esteticamente. Guardiamoli messi a confronto, direi che sono molto simili. Sono molto simili anche se la cassa del nuovo, che si chiama, ha cambiato nome, non è più Amazfit Pace, ma è Amazfit Sport Watch 2 o Amazfit Stratos. Ecco, c'è la novità dei tasti fisici. Andiamo a guardarli. Ogni tasto di questi, tra l'altro, ha una zigrinatura, il tasto centrale, ha una funzione. Ogni tasto andrà abbinato a una app o a una funzione specifica rapida, in modo che io non debba tutte le volte tappare lo schermo, andarmi a cercare l'opzione, ma con questi tre tasti potrò accedere alla funzione desiderata in maniera immediata e veloce. La corona di ceramica è ancora presente, anche se di ceramica ce n'è meno, che qui avevamo una corona più avvolgente, vedete? Quindi avevamo più ceramica nel primo, che avvolgeva di più l'orologio, anche come spessore. Qui abbiamo una forma più squadrata, abbiamo gli angoli, abbiamo gli spigoli. Qui invece avevamo tutto arrotondato. Abbiamo degli spigoli più vivi, nel senso che qui è stata data una forma da orologio più classico, più elegante. Questo invece è un orologio un pochino più, come dire, unisex, più, forse un po' più fashion, se vogliamo dire, utilizzare questa terminologia, aperta un pochino più a un pubblico un pochino più vasto. Qui fa vedere, dà l'impressione di rivolgersi prettamente a un pubblico maschile. Andiamo a aprire il nostro cinturino, che è di una gomma fatta e rifinita molto bene. Ricordiamo che sono cinturini intercambiabili perché hanno delle misure standard da 33 mm. Vediamo se la misura è la stessa. Sì, è esattamente la stessa di quello precedente come misura. Sotto la cassa è in, presumo, policarbonato. Molto ben fatta, molto ben rifinita. Sensore di battito cardiaco, cinturino con i gancini per essere sfilato e cambiato a piacere in qualsiasi momento, tre tasti fisici, dei quali uno centrale zigrinato e leggermente concavo, è molto piacevole al tatto, si riconosce anche al buio, quindi forse questo è l'obiettivo, e gli altri due laterali invece hanno una superficie, vediamo se riusciamo a mettere a fuoco, una superficie liscia. Bene, che dire di questo oggetto? Lo accendiamo un attimo solo per vedere come parte e in che lingua è impostato. È molto molto bello, a me piace tanto, soprattutto questa griglia con i vari indici dei minuti e dei secondi. Vediamo se riusciamo a vederla meglio, metterla a fuoco meglio, che è stampata direttamente sul vetro. Un vetro è un Gorilla Glass, presumo 4, mentre nella versione Stratos S, quella versione più costosa, che si aggira ancora attorno ai 200 euro o anche di più, abbiamo il vetro zaffiro e il cinturino in pelle. Ricordiamo che questo orologio è certificato per essere subacqueo, quindi IP68. Qui, questi ganci mi aspettavo che fossero in ceramica, come sono qua, invece sono in plastica, policarbonato anch'essi. Qui abbiamo una parte striata, anche se non è, non si sente, non ci sono dei rilievi al tatto, è solo striata. A me piace. Ricordo che, come dicevo prima, è pensato per anche attività subacquee, quindi è omologato per
e testato per il nuoto. Infatti ci sono anche le attività di nuoto, oltre a tutte quelle attività di fitness e ginnastica e sport che erano presenti nel primo modello che abbiamo qui, che a me personalmente continua a piacere in una maniera esagerata, anche se messi a confronto devo dire che anche il 2 fa la sua gran bella figura. Un po' più largo, vediamo come sta il polso e lo accendiamo un attimo. A dopo. Stiamo accendendo il nostro meraviglioso Amazfit Sport Watch 2 o Amazfit Stratos per vedere com'è fatto il menu. Al polso sta molto bene, è più grande dell'altro, adesso confrontiamo mettendoci al polso anche quello vecchio, anche se io lo porto sempre a sinistra, ovviamente. Sono molto molto belli tutti e due. Qua è ancora in fase di avvio. Vediamo quanto ci mette. Faremo poi un tutorial per farvi vedere come installare la ROM sullo Stratos completamente tradotta in italiano. Vediamo se si avvia. Ci siamo. Ecco qua. La prima cosa che vi chiede all'avvio, come sapete bene, è l'accoppiamento con il vostro device. In questo momento non abbiamo device da accoppiare e quindi ci vediamo al prossimo video quando faremo tutorial di sblocco bootloader, installazione della ROM in italiano e primo avvio. Quindi intanto vi salutiamo, vedete che comunque è già tutto in cinese, quindi questa è la versione internazionale con il cinese ed è solo in cinese, non è neanche in inglese, solo in cinese. Quindi provvederemo subito alla traduzione perché sono già uscite delle custom ROM molto interessanti. Qua noto adesso che intorno al tasto superiore c'è addirittura un cerchiolino rosso. Questo invece è privo, non ha nulla. Qui c'è un leggero click alla pressione dei tasti. Poi vedremo che funzioni hanno e come si usano. Un saluto a tutti, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale perché stiamo crescendo e anche grazie a voi. Mettete mi piace al nostro video se vi è piaciuto e ci vediamo prestissimo, a questione di ore proprio, per l'aggiornamento di questo stupendo, meraviglioso, fantastico orologio. Un salutone a tutti gli amici di Channel This Channel. Ciao ciao!